Wahey, ben ritrovati da AndraLink91 e benvenuti in questo terzo episodio del DLC di Pokémon Scudo, Isola dell'Armatura Solitaria. Quindi, eccomi qui, oddio che paura. Link, ce n'hai messo. Cosa? Ora che hai superato tutte e tre le prove, potrai ostentare l'armatura occulta del Dojo Master. Dojo Master. Piccolo, ha paura. Questo Pokémon è l'armatura occulta del Dojo Master. Il suo nome è Kabfu. È piccolino, ma se lo alleni con rigore diventerà una solida armatura in grado di arrestare qualsiasi assalto nemico. Questo piccoletto ha un talento pazzesco. Il problema è che è un po' timidino. Mi sa che non ha ancora molta fiducia in se stesso. Ma sono sicuro che viaggiare con te lo aiuterà a uscire dal bozzolo. O almeno credo. Quindi bella lì, abbine cura ciccio. Dai, vieni qui, dai. Non è convinto, tutto. Col picco, c'è il picco! C'è il picco! Sì, continuate a camminare. Lasciamo perdere. Dettagli tecnici. Perfetto, allora. Kabfu. Tira i lunghi ciuffi di pelo bianco che ha sulla testa per incrementare il suo spirito combattivo, facendo sgorgare energia dal ventre. Ecco cos'era quello allora. Ma è alto 60 cm? È un nano. Aggiungiamo anche lui alla squadra? Leviamo Athena. Per prima cosa è importante che diventate amicicci. Amicicci. E che abbiate fiducia l'uno nell'altro. Questo ciccetto in pratica non è quasi mai uscito dal dojo. Magari puoi visitare insieme a lui qualche posto dell'isola dell'armatura con un bel paesaggio. Vedrai che ti guadagnerai subito il suo affetto. Piazzerò qualche mio allievo ai punti panoramici, così non potrai sbagliare. Ah, poi ovviamente puoi lottare assieme o andare in campeggio vi aiuterà a diventare amici. Inoltre, d'ora in poi, il primo Pokémon che hai in squadra potrà uscire dalla Pokéball e potrete andare a spasso insieme sull'isola dell'armatura! Wow! Così diventerete super amici in un lampo. Divertiti a scarpinare con Kabfu. Quando sarete diventati best friend, batti un colpo, così iniziamo ad allenarlo. Bene. Che livello è? 10? Wow. Debolino. Ma io voglio uscire con il mio tappo, voglio andare in giro con tappo. Fai amicizia con Kabfu e torna dal maestro Mustard con lui. Che bello! No, stupendo. Lui che salta come una rana. Vabbè, però, così subito me lo piazzate in questa maniera brutta. Guardalo, che carino. Allora aspetta. Lui è primo posto, assolutamente. Ah, Tatino, allora che mi dici, Tatino, sei pronto? Facciamo l'allenamento, Tatino? Ma penso che possa comunque andare bene, eh. Era giusto, facciamolo uscire dalla Pokéball, vacci in giro 2 secondi e poi torna. Vediamo un po', non mi sembrate molto affiatati. Lottando, Kabfu diventerà più forte e anche il vostro legame crescerà. Ho segnato sulla mappa punti panoramici dell'isola armatura, quindi devo visitare i punti dell'isola dell'armatura. Va bene, lo farò. Oh, siamo a Baia Circolare, siamo quasi arrivati. Ecco, ci siamo, sì. Ah, ecco l'allenatrice. Link, da qui si gode una vista meravigliosa. Vuoi ammirarla con Kabfu?
l'amicizia con Cab Fu si è rafforzata un po'. Dato che uno è lì vicino al deserto, ci vado col volo taxi. Se lo raggiungo facilmente. Cab Fu, da qui sì, perché si vede tutta l'isola, più o meno. Beh, sicuramente più bella delle altre. Andiamo a fare rapporto al maestro, allora. Oh, e come butta? Fia tutto liscio tra te e Cab Fu? Vediamo un po'. Sì. Top! Siete diventati super best friend. Più amici di così non si può. E Cab Fu sta pure crescendo forte e robusto, non ha mai lottato. Mitico! Se le cose stanno così, allora seguitemi, cicci. Però mi sa che dovrei allenarlo un pochino, eh. Almeno 5 livelli. Ah, dove siamo? Qui, nelle terre selvagge, certo. Per quale ragione ci ha portato qui? Top, fermiamoci qui. Link, Cab Fu. Se volete diventare ancora più forti, è ora di fare un salto nel luogo dedicato all'addestramento di Cab Fu. La torre dei due pugni! Quella blu è la torre acqua. Quella rossa è la torre buio. Puoi salire solo su una. Lo stile di lotta di Cab Fu, così come il suo tipo, cambierà in base a quale torre scegli. Quindi, rifletti bene. Entrambe le torri hanno 5 piani e a ogni piano ti attende un temibile avversario. Ti consiglio di allenare a dovere Cab Fu facendolo salire di livello prima di lanciarti alla conquista di una delle due torri. Puoi arrivare a entrambe le torri dei due pugni dal bosco concentrazione. Se riesci ad attraversare il fiume con la bicicletta c'è pure una scorciatoia. Non vedo l'ora che arriviate in cima a una delle torri. Wow, quindi devo far salire Cab Fu di livello? Mi sembra giusto. A questo punto, come dissi nel primo episodio, io ho scelto dai trailer, da quello che si è visto nei trailer, di prendere Urshifu Acqualotta. Non perché Acquabuio non mi piaccia, anzi tipo Buio è un tipo piuttosto intrigante direi, ma il tipo Acqualotta mi interessa di più. Che poi si possa usare in competitivo o no, quello è un altro discorso. Io ritengo che ognuno debba usare in competitivo i Pokémon che più gli aggradano. Vediamo un po', penso che adesso ci facciano passare senza intoppi. Molto carino. Ho visto anche la presentazione della torre Buiolotta, giusto per farmi un'idea, ma non ho, perché non l'avrei vista comunque sia... diciamo subito, perché su Spada ancora devo giocarlo il DLC, quindi volevo insomma avere una piccola preview di quello che mi aspettava. Link, il maestro mi ha avvisato. Questa è la Torre Acqua. È riservata all'allenamento di Cab Fu, perciò devi avere in squadra solo lui per poterla affrontare. Il che mi pare piuttosto giusto. Bene, ho solo lui in squadra ora. Posso entrare? In questo luogo Cab Fu potrà apprendere tutti i segreti del tipo Acqua. Dal livello 70 in poi potrà allenarsi senza problemi. Una volta dentro la torre potrai uscire solo dopo che avrai battuto tutti e 5 i tuoi avversari, oppure se vieni sconfitto. Inoltre, una volta entrato in una torre non potrai più affrontare l'altra. Vuoi salire sulla torre acqua per conquistare la potenza del tipo acqua rinunciando agli arcani segreti del tipo buio? No, il cammino che scelgo è che devo portare Cab Fu al livello 70. Però mi faceva entrare, quindi non so, io l'ho portato al livello 70 con le caramelle esperienza, quindi penso che forse mi faceva entrare anche con un livello più basso? Non saprei. Per fortuna che avevo le caramelle, se no quando finivo? Stai per affrontare la torre acqua? Sì, sembri proprio determinato, che la fortuna ti assista. Oh, grazie. Insomma, se questo... Io so che quando si prende Urshifu si finisce il DLC. O almeno questo è quello che hanno detto alcuni leak. Ed è l'unica cosa che mi sono spoilerato qui. Però cosa mi impedisce di andare avanti?
Niente, non mi fa andare proprio. Diciamo che questa è l'unica cosa che ho letto ed è uscita un giorno prima che uscisse il DLC, quindi penso che sia veritiero, perché prendi Urshifu, il dojo l'hai fatto, la torre l'hai fatta, ciao DLC. E aspetteremo poi le lande innevate della corona, che spero sia più lungo, sicuramente più lungo, perché ci saranno anche gli uccelli leggendari, i due reggi e forse ci sarà un piccolo puzzle da risolvere quando prendi i reggi, quindi insomma sarà piuttosto interessante, credo. Ad ogni modo, quando la pioggia cade scrosciante diventa fiume e, scorrendo, raggiunge il mare, lasciati inghiottire nel grandioso ciclo dell'acqua. L'ho letta male, però insomma l'enfasi era diversa. Nel campo Psyduck, quindi sarà a livello 70, credo. Che è agitato? 65! Beh, allora scusami, entravo al 60 anch'io, a saperlo. Oramai l'avevo salvato già. Sapete cosa c'è? Vorrei setappare gran fisico, proprio per massimizzare i danni. Però, no, iniziamo con Breccia, vediamo quanto gli facciamo. Wow, hai visto? Quella pure fa le mosse di karate. Va bene, perfetto. Quella posizione che ha assunto lei, quella con le braccia in questa maniera, ha un nome particolare, ma non ricordo qual è. Lo stavo leggendo l'altro giorno. 1144 punti esperienza non hanno fornito nulla. La tua immensa forza mi ha inghiottito come un'onda. Sei contenta di essere stata sconfitta? Ok. Eccellente, puoi procedere al piano successivo. Però più che altro, non lo so, mi suona strano. Perché se noi andiamo a vedere, la cosa che mi ha lasciato un attimino perplesso, no, dicevo, è che se noi andiamo a vedere Cab Fu, non ha il simbolo della Gigamax. Quindi non ce l'ha. Dovrò cercare qualche fungo, forse. Vorrei farla in questo episodio, almeno giusto per farla vedere. L'acqua si adatta a ogni forma, sia essa circolare o squadrata. Lasciati travolgere dalle mutevoli forme dell'acqua! L'acqua assume la forma del contenitore. È la frase che diceva Bruce Lee. Com'era? Devi essere come l'acqua, una cosa del genere. Quindi se tipo buio, che frase dire tipo buio? Non lo so. Perché è chiaramente una citazione il dojo a... Guarda quello praticamente fa come Bruce Lee, che zombettava sempre sul posto. Lo fanno molto anche i pugili, però i pugili non stanno in quella posizione, i pugili stanno sempre in difesa e portano la gamba dominante davanti. Vabbè, anche questa lotta è piuttosto semplice. Non ho avuto il tempo di adattarmi al tuo stile di lotta. È chiaro che avremmo incontrato Pokémon d'acqua. Però... Bah. Urshifu ci ha preso qualche bottarella, ma questo è già il terzo piano. I piani sono 5. Ma non lo ricarico, dai, lo ricarico al quarto, casomai. Prima dell'ultimo, vediamo. Perché penso che l'ultimo sarà più difficile. Le piccole e deboli gocce d'acqua col tempo scavano persino la pietra. Saprà la tua forza di volontà resistere al leggero ma incessante ritmo delle mie gocce? C'era anche un tizio che si allenava colpendo le gocce d'acqua che cadevano nella grotta. Non ricordo di preciso com'era, ma praticamente era uno che si allenava colpendo le gocce d'acqua in una grotta che cadevano dal soffitto. Sì, ce ne sono di persone che fanno allenamenti strani. Ah, 67 questo, buono. Schianto. Però sai cos'è? Zuffa. Non lascio... Wow. Meryl? Cosa combini? Wow. A dire il vero, gran fisico, non ci credo.
Non volevo insegnarglielo gran fisico, però penso che mi tornerà utile più avanti. Ci picchia. Se non dalla penultima lotta, all'ultima forse. Cavoli. Non ricaricarsi poteva portarmi alla sconfitta. Eccellente, puoi procedere al piano successivo, sì. Povero Urshifu, come ti senti? Contento. Una iperpozza. Vai, penso che ci siamo, eh. Ci hanno 34 punti salute. Tu, amico mio, che Pokémon hai? Prima però la frase di Rito. L'acqua si solidifica col gelo, divenendo ghiaccio. Ma con il calore si fa vapore e si libra nel cielo. È inafferrabile. Cambia nome e forma come vuole. Vedremo se sarai capace di contenerla. Devo presupporre che tu abbia... Non lo so. Poliwhirl. Poliwhirl, il Pokémon preferito di tutti. Faccio un gran fisico. È andata bene. È andata molto bene. Anche se devo dire che Kabfu di difesa è un po'... è di carta. Ah, mulinello, ottimo. Mi fai dottini. Ho detto che è di carta la difesa. Ma anche lui non scherza. A parte che il mulinello è speciale, se non sbaglio, quindi... Beh, sì, sembra che è di carta. E l'acqua con la carta. Con il caldo o con il gelo, la tua forza rimane comunque immutata. Procedi pure all'ultimo piano, c'è qualcuno che ti aspetta. Mi chiedo chi sia a questo punto. Quel qualcuno che mi aspetta. Ricarichiamoci! Vai, al massimo. A questo punto... Aspetta però. Potrei assegnargli uno strumento. Boh, ho solo Muscle Band da dare. Anche perché non vorrei loccarmi con band a scelta. Vediamo un po' chi ci sarà qua su in cima. Quale sorpresa. Ah, eccoti. Ci ho azzeccato. Lo sapevo che la torre acqua ti ispirava più dell'altra. Bravo, bravo. E bravo pure tu, Kabfu. Ora ti becchi una sfida con me, ciccio. Però stavolta mi ci metto di brutto, eh. Quindi concentrazione. I Magikarp che nuotano in acque eccessivamente cristalline non vedono il tesoro che si cela nel torbido dei fondali. Sarò io in persona a svelarti il segreto supremo del tipo acqua! E allora fatti sotto. Yo! Fratello! Cioè, da milanese imbruttito passiamo a figo del sabato sera. Bisogna che faccia sul serio se voglio lottare con voi. Affina i tuoi sensi e approfitta di questa lotta per migliorare le tue abilità. Oh, Kabfu! Non ci ho fatto caso! Stavo guardando la sua posa e dico... Ma... Kabfu! Beh, vado di gran fisico, se no mi spacca. Perché Kabfu ha un attacco pauroso. Link, guarda e impara. Questo è il modo in cui colpisce Kabfu. Sì. Sì. Sì, cacchio. Foca l'energia. Se va di brutto colpo potrebbe shottarmi. Cosa fare? Ho fatto due gran fisico. Sono a più due. Vado più due e mezzo o mi ricarico? Se mi fa brutto colpo potrei resistere se mi ricarico, quindi mi ricarico. Iperpozza e via. Speriamo bene. Dai, vediamo cosa sai fare. Sono pronto a prenderti. Ma fa breccia. Fanno maluccio e brutti colpi, eh? Sì.
Ragazzi, se mi faceva era assalto mi sciottava. Scemo! Perché non l'hai fatto? Usa breccia. Senti, ho due gran fisico. Sono più veloce? Sì. Maledetto, mi ha fregato col fuoco al nastro. Non si fa, non si fa. Però a questo punto so come sconfiggerlo. Gli rompo il fuoco al nastro e via. Però mi ha picchiato più forte di prima. Come mai? Tra l'altro c'era il brutto colpo in mezzo. Io gli ho fatto, ma non penso che abbia influito in qualche maniera. È sempre una gioia vedere un giovane che fa progressi. 14.000, pochi dollari, poche euro, poche lire. Hai visto il pischello? M'hai proprio stupito. Sembrava piuttosto su di giri. Mitico, mio caro Link, non hai deluso le mie aspettative. Ora poi capisco come ha fatto ad agganciare una donna molto più giovane di lui. Sono strabiliato da quanto sia forte ora Cabfu. Tanto tempo fa ho sottoposto Dandela alla stessa prova. Era il mio pupillo. Purtroppo però, con il suo senso dell'orientamento, altro che cima. Non è mai riuscito ad arrivare alla torre. Ma veniamo al sodo. È il momento di far evolvere Cabfu. Mostragli il rotolo dell'acqua, su. Mostriamogli questo rotolo dell'acqua. Sì, dai, facciamolo evolvere. Cioè lui leggendo il rotolo si evolve? In maniera di evoluzione è questa? Però lui è convinto. Perfetto. Praticamente lui ha il pluricolpo dell'acqua, una cosa del genere dovrebbe avere. Non ricordo come si chiama di preciso la tecnica. Pluricolpo, eccolo. Il suo credo è sconfiggere l'avversario a suon di colpi. Sperra raffiche di attacchi che si abbattono sul nemico come un flusso d'acqua continuo. Praticamente lui è Silver Fang di One Punch Man. Vuole imparare idroraffica. È certo che gli facciamo dimenticare una tecnica. Gli facciamo dimenticare, dunque, il Pokémon Sperra è una fluida serie di tre attacchi, massima espressione dello stile di tipo acqua, brutto colpo assicurato. Sì, lui ha sempre brutto colpo. Leviamo un metal testata che potrebbe far tentennare, ma... bah. Però, ragazzi, sempre brutto colpo... è rotto. Ammira e stupisci! Hai davanti a te Urshifu! Sulla sua corazza si infrange anche la più resistente delle alabarde. Un Pokémon che ha raggiunto la perfezione dello stile di lotta fluido. Bello. Se penso al piccoletto che si nascondeva tutto timido dietro di me, guarda ora che colosso è diventato. Non c'è niente da fare. Ogni volta che vedo qualcuno diventare più forte, mi sento felice come se fosse la prima volta. E dire che di anni sul groppone ne ho. Link, Urshifu, grazie per avermi dato questa gioia. Ah, quasi dimenticavo. Prendi,
È un premio che riceve solo chi riesce ad affrontarmi alla mia massima potenza. Oh, la card di Mustard. Bene, è tempo di fare ritorno al dojo. Che forza portentosa. Credo proprio che i tempi siano maturi. Wow, che sia legato al secondo DLC? O forse sono maturi. Mio Dio, si è presentato. O forse i tempi sono maturi per far sì che lui vada in pensione finalmente? Potrebbe avere più significati quella frase. Attenzione! C'è Hope! Hoppity Hope! Ciao Link, bentornato! Mi dicono che ti saranno da fare con gli allenamenti qui al dojo. Che ci fai qui? Proprio la reazione che mi aspettavo, Link. Mi fermo qui sull'isola dell'armatura per un po' per indagare sul Dynamax. Ma siete proprio amicicci voi due, amicicci, ma perché? Hope è venuto a chiedere permesso di campeggiare sull'isola dell'armatura, ma è troppo uno sbatti, così gli stavo dicendo che può fermarsi qui al dojo. Sarebbe il massimo per me, ma non vorrei disturbare. Tranqui, qui al Dojo Master sono tutti benvenuti. E poi sei fratello del mitico Dandel, per noi sei uno di famiglia. Effettivamente. Anche mio fratello da piccolo è stato in questo dojo. Va bene, signor Mustard, starò da voi per un po'. Bella lì, festa! Più siamo, meglio è! A proposito, Link, ho qualche info da darti su Urshifu e l'evoluzione di Kabfu. In teoria, Urshifu c'è il potenziale giusto per un Gigamax da paura. Il problema è che non sopporta la Zuppamax, perché Fungimax non li può vedere neanche con il telescopio. Per fargliela bere bisogna aggiungere una cosetta che si può raccogliere sull'isola dell'armatura. E quella cosetta è. Quella cosetta è. Quella cosetta è. È? Non me lo ricordo più! Cosa? È uno scherzo, vero? Sei un simpa più di Dandel! Ma che cosa? Forse la Galarnoce? Quella cosa che rende la Zuppamax appena appena tollerabile per Urshifu? Ha a che fare con un Pokémon. Già che ci siete potete mettervi a cercarla insieme. Capito, no? Beh, io ho mischiato. Ci si. Sarebbero questi gli allenamenti che vi fanno fare qua? Non so bene di cosa stavo parlando, ma adesso sono curioso di sapere cos'è quella cosa. Comunque, mi sembra di aver letto qualcosa su Urshifu in un libro. Dovrebbe essere Pokémon Kung Fu che vive sui monti di una regione lontana. Davvero? Ma come, non lo sai? Non è uno dei tuoi Pokémon? Mi sembra di ricordare che Urshifu vada matto per un nettare molto appiccicoso. Link, chi produce il nettare? Le piante. E le piante dove si trovano? Nei boschi. E i boschi dove si trovano? Nel mondo. Ti do una mano a cercarlo. Può anche tornarmi utile per le ricerche sul Dynamax. Facciamo a gara chi arriva prima al bosco oltre l'acquitrino! Okidoki!